Sta camera è un bordello, devo avvicinare il microfono. Signori, oggi in questo video aprirò questo pacco che ho comprato su Amazon, ragazzi, dovete vedere assolutamente cos'è. Poi fatemi sapere sotto nei commenti se ce l'avete anche voi. Ma comunque, bella ragazzi, bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi andremo a vedere il mercato di riparazione del campionato FIFA Foot. Me la godo, che vede me, Zano, Ron, tutti gli altri, Gabbo, anche chi è in risalita, Battaglia, tutti quanti, Delu, tutti. Mollu, Zampo, l'ho detto tutti adesso, forse Ron, Gabbo, vabbè, Johnny. Comunque, il funzionamento del calciomercato ve lo spiegherò nel video, sarò in compagnia di Ron. Arriviamo intanto a 25.000 like, perché a 25.000 like è partita la scommessa che poi sentirete nel video. Prima di iniziare però volevo parlarvi un po', come avevo già fatto, signori, dato che comunque c'entra un po' col mercato di riparazione di OneFootball, signori, esatto. Io avevo il dubbio su chi comprare. Fortunatamente su OneFootball, come vedete, io sono un nerd di merda. Questi qua sono tutti i campionati che seguo, nel senso, tutti. Mi volevo prendere tipo Lukaku, uno di questi qua. Fortunatamente, come vedete, su OneFootball possiamo andare. Ma Lukaku è un mostro, ecco perché è fortissimo. Doppietta di Lukaku, grande l'Everton, number one. Possiamo andare su formazione, tipo vedere Lukaku, vedere le statistiche, bla bla bla. Quindi da qui già sapevo che era una bestia in armadio, quindi ho detto potrei prenderlo. Infatti è stato uno dei papabili. Quindi come ho detto su OneFootball, a parte che io sono già connesso con Facebook OneFootball. Comunque come ho detto potete vedere tutte le statistiche. Ah, c'è Italia-Albania, vedi, non lo sapevo, venerdì 24. Dopodomani, non lo sapevo, vabbè, visto, è utile. Avete anche notizie di altri sport, potete... che dice Nainggolan, che dice? Datemi il sole e verrò in Premier. Ma che cazzo l'ha detto? Avete tutte le partite, avete l'Esplora in cui potete cercare il cazzo che vi pare, cioè se voi volete cercare, che ne so, Lituania, non Lotwania, Lituania. Cioè, avete la squadra della Lituania e vi dice le notizie della squadra della Lituania. Cioè, è incredibile. Quindi, vabbè, io vi lascio il link per scaricarlo sotto in descrizione. Se volete, potete scaricarlo da lì. E niente, buona visione. Vedetevi tutto il video perché secondo me fa abbastanza riga. Registro e basta. Cosa? Niente. Perché? Per fare minuti. Sei scemo? No, è tipo l'intro delle corse che parli a caso senza dire niente. Tu conosci i segreti del mestiere. Scherzi? Quanto è romantico lo stendino dietro? Sei molto uomo di casa, io ti ho visto oggi mentre facevi panni e ti prenderei come mugnaia. Mugnaia non la sentivo da molto tempo come parola. Anch'io, infatti, non mi ricordo cosa sia. Mugnaia, non so se esiste. Nelle valli incantate con le mucche c'era mugnaia. Che mugna. Che mugna. Però vabbè, questa era un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. Comunque, noi stiamo aspettando ben 5 minuti che scarichi 800 mega per fare il pack opening di FIFA. Dove non trovo neanche. Approfittiamo per fare un intro per dire cos'è questo video. Se mi fai il favore di non stare sdraiato a giocare a Clash Royale. Le troie su Instagram. Allora, signori, questo video. C'è la sedia bassa, cazzo, raga. Merda, ci scorreggio sotto un botto. Almeno stanotte dormi con il mio cuscino scorreggiato. In questo video, cosa vi faremo vedere? Il calciomercato. Hai fatto così e tu pensi cosa No, non, po no non posso far vedere questa cosa. Faremo vedere il mercato di riparazione del campionato Melagodo, dato che è finito il girone d'andata e sta per cominciare quello di ritorno, che vedrete domenica, immagino. Sì, domenica o manca vado se facciamo una pausa. Esatto. Quella dopo, però sì. Come funziona? Praticamente possiamo sbustare 4600 FIFA points, ovviamente sempre sulla play, dato che stiamo facendo sulla play, vedere cosa troviamo, se abbiamo culo, non avevo culo. Io l'ho già fatto, dato che non ho fatto il video perché non ne valeva la pena, veramente non ne valeva la pena. Ho fatto su un 70-80 mila crediti. Dato che possiamo cambiare soltanto due undicesimi della rosa titolare, diciamo. Hai preso? Ho preso Vardy davanti al posto di Remy, che comunque è in panca. E centrocampo, dato che ce l'ho veramente brutto quest'anno centrocampo nel campionato, ho preso Kanté. Geron, pur essendo comunque un avversario, mi ha dato dei consigli su chi prendere. Mi ha consigliato di prendere Diego Costa, Martial. Martial, si dipende quanto costa Martial, perché sulla play costano molto di più. Davanti c'è Diego Costa, ci sono anche altri, a dire il vero. C'è Giroud. Vabbè, allora vediamo cosa trovo. No, valutiamo un attimo. Vediamo cosa trovo e poi facciamo. Ovviamente chi come noi due ha la stessa alla Premier entrambi, robe varie, non possiamo prendere cioè, il giocatore neanche nel mercato di riparazione. Guarda, siamo già a 4 minuti di video, non abbiamo fatto niente. Clickbait è clickbait, cioè, spaccato come megabyte, clickbait. Non mi fa, non è vero che ho volato 200 km. Ma sì, come facevo a essere. C'è scritto dietro. Come faccio a essere sollevato da terra? Oggi è il compleanno di Ronaldinho. Possiamo partire, pazzeschi. Comprare. Allora, dobbiamo spendere dei soldi per comprare i nostri beneamati FIFA Points. Io voglio sapere se c'è qualcuno che realmente legge questo e aspetta. Come dovevo fare? Ordine e paga. Ordine e paga, sì. Come me ti ha già rubato i soldi. Sì. Che hai fatto? Cioè, non devi mettere nulla. Niente. Così, spendere 40 euro. Come spendere? Questo video chiamo come spendere 40 euro in un secondo. Allora, signori, posso fare un intro recente? Bene, ragazzi, bentornati qui in questo mio nuovo video. Dopo 3 minuti di video, faccio l'intro. Ti ho sorpreso. Me. Ti ho sorpreso. Di me. Ti ho sorpreso. Come ho detto, signori, oggi siamo qui con JR7. Faremo questo piccolo pack opening per il mercato di riparazione del campionato dei Melagodo. Che sta andando bene, sia come views, sia come. La classifica è mostruosa. Cioè, le
incredibile, senza senso, una classifica quest'anno incredibile, molto equilibrato. Allora, io voglio vedere anche Son of a Beach, così che è fortissimo. Infatti, ci sto... non ti porta, non li vedo mai Man of the Match così. Allora, signori, possiamo aprire. Infatti, 54.000, si somma da quello in poi. Hai 9 pacchetti perché non ti bastano. Non posso aprirli con i crediti, eh? No, non vale. La squadra IF, però, voglio vederla in realtà. Beh, non è male, eh. Voglio anche in realtà vederla. C'è qualcuno che mi potrebbe interessare. Riccardi e Banega che ha fatto tripletta a tutti e due. Cosa cazzo mi servono? Ah, per trovarli, per venderli. Per venderli, giustamente. Beh, non è fatti, ci sta qualcuno, eh. Non fa c'è schifo, il CDC che can, però per la nostra, poi il resto. 89. Minchia, zio, questo spazio. È una bestia. Questo corre, fa male. È una bestia. Io c'ho l'88 nella coppa. Diciamo che puntiamo a Can, Depay anche per rivenderli. Riccardi, scusa. Vabbè, non troveremo niente, raga, comunque. Cioè, 9 pacchetti. Allora, abbiamo 9 pacchetti promo per cercare di fare qualcosa, per comprare qualcuno e vediamo un po' cosa riusciamo a fare con questi nostri 4600 via poi, signori. Partiamo subito col primo e io ti dico che è già un workout. Eh? È chiaramente un workout. Guarda, baby. Bello. Beh, no, come si legge? Colo Zieggia. Ma non è francese. Raga, io c'ho tipo 3000 crediti, quindi sì. Dai, a meno che puntiamo tutto sull'uscita. Ma lo stesso di prima. Ma no, se usciva lo stesso di prima mi suicidavo. Hai aperto 2 pacchetti dei 9 e hai fatto 4000 crediti. Ci sta. 20.000. Osil lo prendiamo. 20.000 Osil lo prendo, scusa. Però adesso uscirà. E uscirà. Oh, Monreal. Una merda. Forme fisiche, cazzo. Se no non c'ho una lira. Cioè, devo veramente aprire i pacchetti normali a sto punto. Perché ne apri di più. Ne apri di più e hai più giocatori. Hai fatto 6.000 crediti. Molto pochi pacchetti. Signori, il campione di Miracolo sta andando, come ho detto, bene. Purtroppo questo mercato di riparazione verrà fatto male. Però vedi, a vendere forme fisiche, secondo me qualcosa c'è di meglio. Un botto. Stai zitto, qualcosa di meglio. No, che è 500. No, te l'hanno già comprata, ma hai fatto fare 1000. Che ero convinto. La vendita di contratti. Sì, i contratti. Madonna, veramente, a vendere i contratti sono veramente povero. Non posso usare i crediti che già c'avevo io, eh. Scartare tutto. Magari ti cambi modulo. E che qua sicuro non trovi nulla. Qua. Dai, prendi un altro. Dai, qua sicuramente trovi qualcuno. Invece, guarda. Questo è Bale. Però, vedi, non ti serviva Valdez. Vittorio, non è neanche Vittorio. È Vittorio. Sì, ma quanto sei invecchiato? Hai trovato comunque 4 della Premier. Sì, è Vittorio. È brutto un tot. 4 della Premier? No, lui, Vittorio no, 3 della Premier. Scartare. Magari li vendevi a 1000 invece che 600. Sì, cazzi. Però vendiamo i contratti, eh. Vabbè, non mi vado a mettermi a vendere. Vabbè, allora, diamo retta a Jay e apriamo i pacchetti normali e vediamo che cosa si trova nei pacchetti normali. Uguale all'altro. È identico. Però hai speso 150 e hai più giocatori. Perché sto trovando solo quelli della Premier? Mi sono rimasti 15 pacchetti. Fai altri 25. Scusa, vaffanculo. Ho detto io fino adesso di aprire quelli. Ma che non è vero. Tu madre. Ma non è. Perché devi offendere i miei parenti adesso? Guarda che schifo. È uguale al pacchetto di prima. Fa cacare però. Ma prima era più bello. La mia sedia di casa mia fa meno rumore comunque. Tutti sanno com'è la sedia di casa mia. Dai, allora, non penso di trovare qualcosa in questo pack opening, sinceramente. Però vedi. Perché c'avevi qualche speranza all'inizio? Sì. Verdi. Io ho aperto anche meno pacchetti di te. Che fenomeno. Siamo sta a far gaglio. Vedi? Non ho trovato nessuno. Io lo skippo direttamente. Dai, però qualche credo l'ho fatto. 54.000. Dai, c'è un altro 10 da aprire. Hai 20.000. Che cazzo. Così quanto costa? Chi è? Pronto? Sì. Ah, ok. E apro. Cioè, non so che mi sono comprato. Non lo so. Amazon? Ti giuro. La posta intelligente. 12 euro. È la cosa più bella. Dimmi che non l'hai fatto. È la cosa più bella che tu possa mai vedere dello. Ma non l'hai fatto veramente. Scherzi, zio. Ne vogliamo comprare 100 euro a testa per creare una palla enorme. Non hai capito? Guarda che tu, mo, appena la vedrai, la comprerai anche tu. Scommetti? Io l'ho fatto così, sto già ordinando, l'avevo già comprata. Sai quanto ci ho messo a convincermi? Cioè, questa la puoi allungare? Questa, poi, se la metti, tipo, se la spezzi insieme, poi rimbalza anche. Guarda. Hai visto? Che cazzo vuoi? Senti come scoppietta. Aspetta, devi creare. Se crei una bolla d'aria. Volevi comprare un semaforo? Il semaforo lo comprerò. Cioè non è comunque. Se questo video arriva a 20.000 like, mi compro un semaforo e lo metto lì. Perché? Non posso scommettere con i miei iscritti che compro un semaforo. Che cazzo, che culo. Poi metto un semaforo che ogni volta col telecomandino, che ogni volta che faccio gol su FIFA diventa verde. A comando. Clicchi, diventa verde. Oh, 2000 crediti ho fatto. Tutto questo comprando la pasta termica e una luce, la pasta intelligente e una luce ultravioletta che non ho capito. Porta chiavi gaglio. Vabbè, raga, ho speso 12 euro. 40 su FIFA, 52 euro per aver fatto 21.000 crediti. Beh, mi sembra abbastanza worth come cosa. Pensa se facevi questo pack opening all'inizio campionato quando devi fare la squadra. Bello. Era finito. Era bello. Era male. Ma uno forte, c'è uno. Cioè io tra tutti non ho trovato niente. Siamo diventati poveri ma non troppo. Ultimo pacchetto, signori. Solitamente quando io dico ultimo pacchetto, finita. Grande.
Enorme Casemiro. Signori, ero partito da ben 50. Hai 31.000, però se vai a vedere nei trasferimenti vediamo quanto potenziale è. Potresti avere qua. Poi adesso facciamo il calcolo perché non aspettiamo mezz'ora. Tipo. No. Abbiamo 31 più. Fermo. Sta facendo il calcolo, Geron. 15.000 crediti. Ah, c'ho 15.000 più, quindi c'ho 45. 45.000 che non è malvagio, dai. Non è malvagio. Qui posso prendere con 45k. Ted.com, signori. Allora, Pogba non ci arrivi. No. Sono un coglione. Gundogan. Ah, fallito. Ma costa troppo. Non so quanto. No, cazzo, sono un coglione. Perché non ho trovato Gundogan? Fanculo. 27. Fanculo. Fanculo queste fottute guardie. Perché non ci ho pensato a Gundogan? Quello visto quanto costerà? Un botto di soldi. Vabbè, 17. 15. Abbiamo 30.000 crediti per fare un acquisto, signori. Un tot di gente, zio. Sanchez, Aguero, non ci arriverà. No, mai. Mai. Lukaku. Martial è clinicamente testato. Che è bugato. Martial, Costa, Kane o Lukaku? Potremmo prendere Lukaku allora. Potremmo optare per Lukaku. Ti dà proprio la sensazione di potenza. Che tu lo guardi. Lui è grosso. Tu lo guardi e dici no. Fagli R3. Io, scelta tua. Hai 5 giocatori da giostrarti. Signori, per 12.500 l'altro quanto abbiamo pagato? L'abbiamo, lo? Sciallazzi. Cazzo, Gundogan Lukaku mi sembra un buon mercato io di riparazione. Io canterò Ardite e Gundogan Lukaku. Non so chi ha fatto le cose migliori. Allora, signori, questi upgrade mi piacciono. Poi vedremo comunque nella prima partita del ritorno che sarà contro Mollu, se non sbaglio. Signori, con Gundogan e il buon Lukaku abbiamo fatto la nostra nuova forma. No, abbiamo fatto i nostri innesti del campione della Coda, che vi ricordo vedrete o questa domenica o se prendiamo comunque il turno di riposo come nel campionato reale, se facciamo la pausa. Lo vedrete domenica prossima, però dipende da come ci gira il cazzo. Mi scambi Bailey per Zuma? Quanto mi dà? Non ho molto. Allora mi dispiace, cioè comunque gli affari mafiosi vanno avanti solo con dei soldi reali o con altra pasta termica. Non dovevo. Sta tirando via comunque. No, non verrà mai più. Va bene, non verrà mai più via, però. Non è molto intelligente. Non è molto così. Intelligente. Non scorticare. Vabbè, mentre non scortica le cose, io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi saluto. E ricordate che ci vediamo domani con un nuovo video. Non so in realtà cosa farò. Tra l'altro, allora, io ho un po' di video in mente da fare, tra cui il biliardino alcolico che faremo forse settimana prossima. Poi faremo dei video di calcetto. Dobbiamo fare il vlog in cui raccontiamo di Napoli. Ho anche tutte le foto. Ci sono anche foto. Preparale. E dobbiamo raccontare anche, dato che il video di ieri è arrivato a 35.000 like, anche Blur che sbocca nel lavandino. Noi sentiamo la prossima, lasciatemi un like, un commento. Ringrazio Ron per avermi fatto compagnia e per aver la spalla. Cristo, ieri mi sono spaccato. Esatto, sentiamo la prossima. Bella. No, meglio non attaccare. No, appiccicare niente che poi finisce male. Ciao.